Ma è possibile che l'Ancona Comics and Games sia meglio del Romix? No. O forse sì. Ciao a tutti ragazzi, come molti di voi sapranno, sono stato più o meno una decina di giorni fa al Romix e mi sono divertito tantissimo. C'era un sacco di gente, un sacco di cosplayer, negozi, tanta roba. Sono stato anche in ottima compagnia, però nonostante la grandezza dell'evento e la bellezza della fiera in sé, sono tornato a casa a mani vuote. Quindi oggi ho deciso di riprovarci con l'Ancona Comics and Games, una fiera del fumetto e del videogioco qui vicinissimo a due passi da casa mia, che sarà una fiera ovviamente molto più piccola del Romix, ma magari riserverà qualche sorpresa. Quindi ragazzi, ho deciso di portarvi con me in questa sorta di vlog e vi faccio vedere qualcosina sulla fiera. Andiamo! Eccomi in partenza, sono oggi non sono solo, c'è quella sfigata della ragazza mia che però non vuole farsi vedere. E quindi partiamo, andiamo a prendere, eccola, andiamo a prendere un amico e poi andiamo verso Ancona. I'm always learning with pain. She likes to hurt me and maim. I'm always working to change, but she's still lurking the same. I keep on building a dynasty while the haters be trying me. But they hate from inside, you see, hate themselves in society. So I let them speak quietly while my actions speak wider. See, they be hiding in privacy with the screen. Oh, the irony to hate someone who's trying to be whatever they would like to be. We all feel the anxiety, we make our own rivalries. Yo, so where is all the positivity? I feel like we all just hate on everything, it's killing me. Thoughts build quick, causing different possibilities. Negative thoughts will cause different disabilities. So do better, work hard under pressure. If you got no time, work smarter than ever. Don't ever let them tell you that you can't ever say never. And turn your mind into the truest of go-getters. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm always honest. There ain't no way I'm ever stopping. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. I can see that they compare. I think everyone's against me. Maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast. Cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb.
And I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I won't give back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Incontri che si fanno all'Ancona Comics and Games, Pat e Kaivi. Grazie ragazzi. Ciao. Qui sotto ovviamente vi metto il link. Bene ragazzi, sto venendo via dalla fiera e qualche acquisto è stato fatto, quindi poi ci vediamo a casa e ne parliamo ovviamente. Eccomi qui raga, appena tornato dall'Ancona Comics and Games, cerco di riassumervi nel più breve tempo possibile quelle che sono le mie considerazioni finali sulla fiera. E a me è piaciuto un sacco. Mi ha sorpreso, sono partito proprio sfiduciato, mi son detto vabbè, se non ho trovato niente a Romix figurati cosa posso trovare ad Ancona. E invece mi ha sorpreso, la fiera è piccola, come vi dicevo anche in apertura, è molto piccola, ok, è probabilmente un quarto, forse anche di meno rispetto al Romix, però è fatto tutto molto bene, cioè a me è piaciuto un sacco. I negozi sono ovviamente di meno, ma sono vari, nel senso è ovvio che trovi la stessa cosa anche due volte, ok? Però ci sono tanti negozi, tanti stand, gente che fa roba artigianale di tutti i tipi, dal vetro al legno, c'è veramente di tutto, tante postazioni da gaming, tanta roba sul retro gaming. Oh, mi è piaciuta veramente tanto. E in più oggi sono tornato a casa con qualcosina. Abbiamo qualcosina qui dentro che non vi faccio vedere adesso, e poi soprattutto per quanto riguarda le 1 a 6, che è il motivo credo principale per cui molti di voi seguono il mio canale, a differenza del Romix qui c'era della roba, non tantissima, ma c'era qualcosa e mi sono portato, vediamo senza farvi spoiler, vi faccio vedere solo questo simbolino qui.
se qualcuno di voi lo riconosce. Poi ovviamente farò un video dedicato agli acquisti, e se vi fa piacere faccio un video in cui vi faccio vedere più o meno quello che mi sono portato a casa in questa piccola fiera. Per quanto riguarda il discorso prezzi, che facevo anche nel video del Romix, se non l'avete visto raga vi invito a recuperarlo, e qui al contrario del Romix c'era effettivamente diversi stand con delle occasioni, con veramente quei prezzi fiera che uno va a ricercare appunto nelle fiere, per quanto almeno riguarda i collezionisti. Per esempio il ragazzo che era con me è riuscito a portarsi a casa un'avventura di D&D al prezzo che è molto molto onesto, più o meno forse quasi una decina d'euro in meno rispetto a quello che poteva trovare online. C'erano anche ovviamente, onestamente, c'erano dei prezzi più alti, ma c'era anche tanta gente che vendeva a prezzi onesti. Quindi, onde evitare polemiche poi qui sotto nei commenti come c'è stato anche per il Romix, so che tutti i negozianti hanno delle spese, so tutte queste cose qui, però è giusto che io vi dica quello che penso e quello che vedo quando vado in queste fiere. Comunque, sono molto contento, rispondendo alla domanda iniziale, al titolo del video, è meglio o peggio? Raga, ovviamente è uno scherzo, non posso dire sia meglio o peggio, probabilmente no, il Romix è il Romix, voglio dire, è una delle fiere principali a livello nazionale qui in Italia, quindi no. Però Ancona Comics sta crescendo bene, queste piccole fiere si stanno sviluppando sempre di più, sono veramente felice perché se lo meritano, quindi bene così. Fatemi sapere voi che cosa pensate del video e se siete curiosi degli acquisti che ho fatto e se volete appunto il video dedicato, perché se no me le apro da solo queste cose, ok? E mi sono prolungato tantissimo, magari vi chiedo scusa, quindi ci vediamo come sempre a un prossimo video. Domani ricordatevi video sulle news della settimana per quanto riguarda le Action Doll in scala 1 a 6. Detto questo, buon fine settimana e ciao raga, alla prossima!